Perché non viene a vedere le mie opere d'arte? Che fa, dipinge? Atte forti. Ma no, a casa mia si divertirebbe di più. Faremo qualche giochetto di società. È più adatto alla sua età. Potremmo fare un po' di musica e anche un giretto di valzer. Ma stavi qui, tesoro. È più di un'ora che ti cerco dappertutto. Lei, si può sapere chi è lei? Senti, se ti dimentichi degli altri non mi importa, ma dovresti ricordarti di me, no? A meno che non preferisci questi due porcaccioni. Ma non me l'aspettavo da te, sono molto deluso. Regga il gioco, finché la libero da loro, li rispediamo all'ospizio. E di, come sta papà, l'ispettore di polizia? È sempre l'ispettore tutto d'un pezzo? L'hanno nominato capo della buon costume. Io sono Frank Caller e se avesse bisogno di qualcuno che la protegga sono... Grazie tante, ma per il momento sono sicura di non correre pericoli. Lei diffida di me? È normale, no? Vuol saperne di più sul mio conto? Sono venuto qua per delle ricerche sui dipinti di Villa Philander. I dipinti di Villa Philander? Ma che cosa hanno di strano? Vede, la serie di quei quadri erotici è un esempio unico e stupendo di arte rurale primitiva. E c'è dell'altro. La madre ha avuto 3 figlie. Ed è una donna un po' stramba. E se è per questo, lo sono anche le figlie. Hanno una tradizione in famiglia. Risale alle crociate. Le donne devono dedicarsi a scoprire ogni possibile modo di fare all'amore. Hanno una predisposizione unica e sono sempre pronte a concedersi. Chi di loro si rifiuta rischia di essere diseredata. Esatto. Ma come fa lei a sapere queste cose? Semplice. Di fronte a lei c'è una delle figlie strambe di quella donna stramba. Ah. Già, io parlo sempre troppo. In quanto a Villa Philander hanno detto che ero fuori posto in quella casa. Sembra che fossi troppo giovane. E così? Così mi hanno spedito in un collegio femminile. Tanto per imparare a muovere i primi passi. E ha imparato? Non credo, sono un po' refrattaria. Ah, c'è John, venga. Da questo momento è mio ospite. Buondì, signorina Alexandra. Buongiorno. Spero che si ricordi di me, signorina. Certamente. E io sono cambiata? Altro che...